Siamo pronti a partire con i lavori di rioclinaccio, lavori di miglioramento per quanto riguarda il rischio idraulico, lavori che nel tempo, se consideriamo la prima alluvione del 2014, ci hanno portato a redare un progetto, davvero uno studio di quello che era il rischio idraulico in prossimità della foce del rioclinaccio e già aver fatto nel 2017-2018 un primo intervento aumentando quello che era la sezione, diciamo, da 3 a 10 metri quadri sotto l'attraversamento di via Capellini. Ora andremo ad intervenire invece dalla parte della ferrovia verso la statale, andando a demolire quello che oggi è la sezione invece che interessa il deflusso del corso d'acqua per poi realizzarne una nuova molto più ampia. Naturalmente l'obiettivo di questo importantissimo intervento, che ha un costo di 150 mila euro, per il quale ci siamo aggiudicati un finanziamento ministeriale del PNRR sulla resilienza e mitigazione appunto del rischio idraulico, è un intervento che ha l'obiettivo di aumentare quella che è la capacità idrica e nello stesso tempo diminuire quello che è il rischio idraulico. È un'attenzione importantissima che diamo al territorio, visto e considerato che la comunità appunto di Ponte Sasso è stata purtroppo più volte sottoposta ad alluvioni ed è giusto che oggi sia in uno stato di salvaguardia. Dico questo perché gli interventi che appunto dalla prossima settimana partiranno riguardano l'eliminazione di un percorso pedonale che è presente in alveo tra la statale 16 e la ferrovia. Successivamente si demolirà parzialmente quello che è il muretto di sponda destra del canale esistente e verrà realizzato invece l'ampliamento della sezione di deflusso con quello che è il rifacimento invece di una soletta in calcestruzzo armato e quindi con un relativo muretto di sponda. Significa che a quel punto l'acqua riuscirà a scorrere appunto in una pertinenza con un deflusso molto più ampio e questo eviterà di fuoriuscire da quello che è il tratto. A questo punto, rispetto allo studio fatto, resta un ultimo intervento che è quello sotto la statale, per cui ecco, abbiamo già a disposizione del materiale e in occasione di un prossimo finanziamento saremo sicuramente pronti. Il tempo di intervento di questo lavoro sarà più o meno un mese, naturalmente interessato a tutte queste fasi che ho appena illustrato e quindi ecco, per la stagione estiva gli stabilimenti potranno essere pronti ad ospitare veramente i loro clienti al meglio.